Macerata, Campania, paese della Pastellessa, la festa di Sant'Antuono, uno dei più importanti eventi nel panorama delle feste popolari religiose della regione. Torna a Macerata, Campania, paese della Pastellessa, la festa di Sant'Antuono, uno dei più importanti eventi nel panorama delle feste popolari religiose della Campania. Ai nostri microfoni Vincenzo Capuano, segretario dell'Associazione Sant'Antuono e le Battuglie di Pastellessa. Torna a Macerata Campania anche quest'anno l'antichissima festa di Sant'Antuono. Sì, anche quest'anno a Macerata Campania avrà l'onore di ospitare l'antichissima festa di Sant'Antuono, organizzata anche quest'anno dall'Associazione Sant'Antuono e le Battuglie di Pastellessa, con il patrocinio del Comune di Macerata Campania e il patrocinio della Regione Campania. Anche quest'anno ci saranno al nastro di partenza oltre 1000 bottari distribuiti su 17 battuglie di Pastellessa, cioè 17 carri allegorici che sfileranno nel corso della manifestazione per i giorni di festa, precisamente nel giorno 12, il giorno 13 e il giorno 17. A completare le manifestazioni ci saranno poi i giochi tradizionali con il caratteristico palio di sapone del 16 gennaio e eventi rionali con l'esibizione dal vivo dei bottari. Ma soprattutto il giorno 16 si potrà degustare la tipica pastellessa, il piatto tipico di Macerata Campania, cioè la pasta con le castagnerese, che poi dà il nome alla musica prodotta dai bottari, che è ottenuta ovviamente percuotendo botti di neffaci, cioè strumenti della cultura contadina. Sempre il giorno 16 poi ci sarà la consegna del premio Historia Loci, istituito dall'Associazione Sant'Antuono e le Battuglie Pastellesse, per riconoscere enti, persone che hanno contribuito in modo attivo alla crescita e alla promozione della festa di Sant'Antuono e delle tradizioni ad esse legate. Ci sarà poi la presentazione di un'opera teatrale scritta da un nostro concittadino, Alessandro Carso, intitolata appunto A Festa di Sant'Antuono, la quale fa un excursus storico su quella che è la festa di Sant'Antuono dal XIII secolo ai giorni d'oggi. Ovviamente questi sono tanti appuntamenti che saranno presenti nella nostra festa, che è molto variegata e che invito tutti ad venire ad assistere.